Questi tre punti facilissimi sono in realtà varianti dello stesso punto. Il primo viene declinato in due versioni, la differenza è nello spessore. Questo, l'ultimo, è più spesso rispetto agli altri due. Sono veramente molto facili, si usano infatti solo due punti, catenella e punto basso, e cambiando il secondo giro si generano le varianti. Campioncini sono di 10 cm per 10 con uncinetto 3,5 e realizzati con del filato di lana. Sono tutti molto adatti per copertine, ma anche per borse, come ad esempio questa crossbody, una borsa porta cellulare morbida realizzata in cotone, in cui è stata usata una variante di questo ultimo punto. Trovate il video tutorial della borsa nel prossimo video. E adesso vediamo come fare i campioncini. Per fare un campioncino 10x10, avviare 19 catenelle e lavorare 19 punti bassi. Una catenella per alzarci e lavoriamo 19 punti bassi. Lavoriamo l'ultimo punto e questa è la base su cui iniziare poi il disegno. Iniziamo quindi il giro che verrà ripetuto sempre, che andrà a comporre il disegno. Una catenella per girare il lavoro e andiamo a ripetere per 9 volte questa sequenza, un punto basso e una catenella. Si salta punto di base e si ripete un punto basso e una catenella. Questo fino alla fine per 9 volte. Facciamo l'ultimo punto basso e abbiamo terminato il giro che va ripetuto sempre. Quindi una catenella per girare il lavoro e punto su punto si lavora un punto basso. E una catenella, si ripete la stessa sequenza, lavorando all'interno del punto basso del giro precedente fino alla fine del giro. Facciamo l'ultimo punto basso, si getta l'uncinetto in questo modo per ottenere un lato molto compatto e dritto. Ed ecco come comincia a venire. È un punto leggero ma compatto nello stesso tempo, non viene troppo grosso ed è anche leggermente elastico perché la catenella gli dà sfogo. Per fare il secondo punto e un campioncino anche questo di 10 cm per 10, lavoriamo su una base di 19 catenelle e 19 punti bassi. Il secondo punto è una variante del primo in realtà e in questo caso si lavora il primo giro uguale a quello del punto precedente, ma il secondo invece sarà diverso e per comporre il disegno sarà necessario ripetere sempre i giri 1 e 2. Quindi una catenella per girare il lavoro e il primo giro sarà come quello del punto precedente, quindi un punto basso e una catenella, si salta un punto di base e si ripete per 9 volte fino alla fine del giro. Facciamo l'ultimo punto basso e questo è il primo giro, primo dei due che si dovranno ripetere per ottenere questo disegno. Secondo giro facciamo una catenella per girare il lavoro e in ciascun archetto di una catenella andiamo a lavorare due punti bassi. Facciamo gli ultimi due punti bassi e si termina con un punto basso nell'ultimo punto preso in questo modo. Questi due giri vanno ripetuti fino
alla fine del lavoro che stiamo realizzando, e il risultato, come vedete, è anche questo compatto, ma abbastanza leggero, però meno sottile, diciamo un po' più grosso del precedente. Questo è più elastico, come dicevo, questo invece è più resistente e compatto. Il terzo punto è un'ulteriore variante del primo, e per un campioncino 10x10 anche qui abbiamo 19 catenelle, lavoriamo 19 punti bassi. Anche qui il primo giro si fa come negli altri due punti: un punto basso, una catenella, si salta un punto di base e si ripete la sequenza fino alla fine del primo giro. Facciamo l'ultimo punto basso. E questo è il primo dei due giri che vanno ripetuti sempre. Il secondo giro, una catenella per girare il lavoro, si lavora un punto basso e poi si ripete 8 volte una catenella, e gettando l'uncinetto all'interno dell'archetto di una catenella del giro precedente e anche nel punto successivo, si estraggono due asoline e si chiudono insieme. Questa sequenza va ripetuta fino alla fine, quindi si getta nuovamente dove abbiamo appena chiuso il punto, nell'archetto successivo, una catenella, e questo è come deve venire. Quindi si getta nel punto precedente, nel punto successivo, e si fa una catenella. Questo fino alla fine del nostro lavoro. Al termine si fa un punto basso, e questo è l'ultimo punto del secondo giro. Questi due giri vanno ripetuti sempre in questo modo, si ottiene un punto ancora più compatto, meno elastico dei precedenti e leggermente più spesso, più grosso rispetto al primo sicuramente.